Benvenuti, ben ritrovati. Il video di oggi si riferisce ai tracciati radar che ho trovato pubblicati su YouTube. Il copyright è di Luigi Di Stefano, che era uno dei consulenti tecnici della parte di Aldo Davanzali. Ho ritenuto interessanti questi tracciati radar che lui ha ricreato perché mostrano effettivamente cosa c'era in volo quella sera. Sono tre brevi video con le varie tracce lasciate dai rilevamenti radar che questo consulente tecnico di parte ha ricavato dalla documentazione che era disponibile. Il primo video, che è questo, fa vedere tutto il traffico aereo. Il 19 lo indico con la freccia. Qui vedete questa linea verde, ecco che adesso la marca, verde fluorescente. Vediamo qua. Lo tengo puntato col mouse, così è più facile individuarlo, anche perché i colori non sempre vengono. Cerco di tenere anche inquadrato l'orologio, in modo che vediate i tempi. Considerate che è la parte finale di ogni retta la posizione dell'aereo. Qui ne vediamo uno che sale e l'ITG che scende. Scende finché arriva il momento dell'orario. Questo è il secondo video dove vediamo raffigurare gli F-104 italiani, il volo dell'ITG da Bologna e il volo dell'ITIGA da Bergamo per Roma. Questo è l'F-104 proveniente da Villafranca. Questa è la coppia di F-104 che avevano fatto esercitazione sulla zona Delta. Non si capisce quale coppia, quale dei due segue, prosegue verso sud. Comunque vediamo qui sempre la rotta dell'ITG e questo è il Bergamo-Roma. Qui vediamo la traccia dell'F-104 che poi ritorna indietro e qui litigi che prosegue fino a che c'è il momento finale. Terzo video mostra soltanto la traccia dei litigi, una traccia che avevo già esaminato da un'animazione su Google, su Wikipedia, scusate, e qui termina con la destrutturazione. Metto pure in pausa. Notiamo che non ci sono altri puntini, altre tracce attorno al 19 come viene spesso fatto vedere in una ricostruzione dove mostra due tracce raffigurate da tre plots, da tre battute che sono più o meno posizionate in questa posizione e poi prendono una direzione nella ricostruzione ortogonale alla rotta dell'ITG. Tuttavia, quelle tracce si sono rivelate dei falsi echi che il radar Marconi rilevava. Ecco, questo è un video breve. Sono tre video che ha realizzato, sono protetti dal copyright di Luigi Di Stefano, come è indicato qua, e sono stati pubblicati su un canale di YouTube. Comunque, se voi digitate il titolo, Strage di Ustica, gli ultimi minuti del volo di ITG nella traccia radar di Roma Ciampino, trovate questa traccia come troverete anche le altre due. Qui in basso c'è il sito dove potete trovare il racconto di Luigi Di Stefano riferito alla sua esperienza come consulente tecnico.
Questo video termina qui, vi ringrazio e do appuntamento a un prossimo video riferito alla strage di Ustica.